Il Napoli vince 1-0. Il Milan vince 1-0. L'Inter vince 1-0. La Juve vince 1-0. Cortomusi, cortomusi ovunque. Cosa significa questo? Significa che un cortomuso è una casualità. Due cortomusi sono un indizio, quattro cortomusi sono una prova. La prova che questo campionato è decisamente combattuto. La prova che in questo campionato nessuna partita può essere data per scontata. Importantissimo però, per commentare questa ottava giornata di campionato, non dimenticare la quantità industriale di orrori arbitrali che si sono perpetrati nei vari campi di Serie A. Mi viene in mente Milan-Udinese, Chiffi, detto da me il padovano arrogante, nonché mio concittadino. Chiffi ha pensato bene di inventarsi un'espulsione, per poi applicare la legge della compensazione. Non c'è errore più grave che possa commettere un arbitro che non sia quello di compensare. Tu puoi compensare con tua moglie, vado via con gli amici e il giorno dopo ti regalo un mazzo di fiori, ma non puoi compensare nel calcio. Se ti sei inventato un'espulsione, dopo non puoi dare tutto quanto a favore del Milan. Caro mio, hai negato un rigore solare all'Udinese. Ma quello che fa pensare, oltre a Chiffi, è anche Massa nella partita dell'Inter. Cristante andava espulso, andava chiaramente espulso e non lo hai fatto, caro Massa. A questo punto bisogna fare una riflessione. Si tratta di errori o si tratta di malafede? Io, da amante del calcio, penso si tratti di errori. Voglio pensare che si tratti di errori. Perché hanno ragione quelli che dicono: se pensate sempre alla malafede, allora non dovreste guardare il calcio. E io do pienamente ragione a questa gente. Perché è così? Perché è così? Se tu pensi che ogni partita sia condizionata dall'arbitro, che in ogni partita l'arbitro commetta degli errori solo ed esclusivamente per beneficiare una o un'altra squadra, significa che tu non hai la mentalità per guardare il calcio. Tu non devi più guardare il calcio, devi togliertelo dalla testa, perché vedrai malafede ovunque. Questa è la realtà. È che ci sono effettivamente degli episodi che ti fanno pensare male. Che ti fanno pensare male, quelli appena elencati, quelli di Chiffi e quelli di Massa, ti fanno pensare male, ti fanno dire: cazzarola, ma è possibile che in epoca VAR, dove si vedono i fuorigioco di 20 millesimi di pelo, tu riesca a espellere un calciatore senza che abbia toccato l'avversario? Oppure tu riesca a non espellere un calciatore che ha travolto un avversario lanciato a rete? È questo che mi viene da pensare. Io non voglio parlare di malafede, però il dubbio sorge. Il dubbio ce l'abbiamo qua tutti, tutti. A questo punto io voglio che nei commenti mi scriviate orrore arbitrale o malafede? Malafede o orrore arbitrale? Fatemi sapere la vostra.